Sento dire, ma erano 20 anni che andava bene, poi doveva succedere. Sì, ok, io sono d'accordo, però quando succede girano le palle, perché quando si perde un derby girano veramente tanto, 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 tanto. Veniamo un pochino alla partita, anche se l'avete vista tutti, perché su Facebook ho visto che l'avete vista in tantissimi. Noi abbiamo pagato i primi 27 minuti. I primi 27 minuti dove Montevarchi ci ha fatto due gol, dopo il 2-0 e dopo l'espulsione del giocatore, io non ho visto un grande predominio del Montevarchi, anzi, siamo stati sempre nella loro area di rigore, ma occasioni, a parte i gol dei Mincagli, non le ho viste, a parte il gol di Mattia. E questa è una cosa che devo imputare alla squadra, perché, ok, la squadra giovane, ok, tutto, ma quando si fa i cambi, certi giocatori devono entrare con più mordente e con più grinta, perché perdere un derby a San Giovanni non è come perdere un derby a Cavriglia, o perdere un derby a Castelnuovo, o perdere un derby in un'altra città in un altro paese di Valdarno. Perdere il derby di Valdarno rompe le palle, ed entrare in campo cercando di recuperare e vedere i giocatori che entrano con un atteggiamento totalmente sbagliato è veramente, ecco, a me ieri quella cosa mi ha fatto veramente, veramente impazzire. Perché si può perdere un gioco, è il gioco di calcio, si può perdere, c'è stato di perdere un derby dopo 20 anni che avevamo vinto sempre, o vinto o pareggiato in casa loro. Però quando si entra in campo, anche se è stato per 5 minuti, bisogna farlo con la testa, bisogna farlo con una testa migliore e con un mordente, cosa che ieri da un giocatore in particolare non ho visto. Angolo Futsal, sabato un'altra partita casalinga in casa, non mi ricordo se è quella di Siena o con il Grosseto, però fatto sta che ci saranno due partite in casa. Anche lì, diretta a Facebook, nella pagina della Futsal. È sabato, mi raccomando, state attenti alla pagina e seguite le partite. Ciao a tutti.